Allora, anche oggi una puntata ricchissima che comincia con un cast assolutamente scoppiettante che riguarda, diciamo, il fenomeno del momento che è Facebook e c'è anche un film, diciamo, è in qualche modo un film di culto del momento che si intitola Facebook, che lo vuole analizzare. Allora, vi ripresento subito i nostri ospiti. Buonasera a Dino Giarrusso e a Corrado Fortuna, che sono, tra l'altro, ora li scopriamo mano a mano, regista e protagonista di questo episodio che si intitola Maledetto Tag all'interno di Facebook, che è appena arrivato al cinema. Allora, cominciamo da te, Corrado, che cosa racconta questo episodio? Intanto voglio dire, mi è venuto un piccolo brivido a sentire i nuovi mostri del cinema italiano, veramente mi Ci vergogno, chiedo scusa a chi di dovere. arriviamo. Prego. Ma Maledetto Tag è ispirato a una storia vera, racconta la storia di un povero Cristo che a un certo punto si ritrova fotografato di fronte a un seno, diciamo, molto abbondante la notte del suo addio al celibato. Questa fotografia viene, come si suol dire, taggata su Facebook e questo tag si risulterà maledetto perché farà saltare probabilmente il matrimonio. Ecco, e poi tra l'altro lo vedremo meglio nelle clip, però svela anche quella punta di cattiveria che c'è nel film e anche i pericoli che in qualche modo ci sono poi su Facebook, cercheremo di raccontarli in questa puntata. Giarrusso, chiedo perché ha deciso di partecipare proprio a questo progetto, no, che racconta questo fenomeno online da tanti punti di vista Tra tutti diversi. gli altri, Questo progetto perché mi è stata proposta la regia dopo tanti anni in cui ho fatto l'aiuto regista, sono molto felice di averlo fatto, questa è la prima opportunità di fare un film come regista per il grande schermo. Io sono un utente di Facebook, Ah, sì. sì, da quando ho saputo che dovevo fare il film ho incrementato moltissimo le mie ore passate su Facebook per capire meglio alcune cose, quindi l'ho fatto con molto entusiasmo, con molto divertimento. Credo che sia un film che racconta le cose più divertenti, estremizza forse un po' quello che avviene su Facebook per divertire, per fare pensare anche Ecco, un po'. questa cosa di Facebook mi interessa molto e ci arriviamo, però intanto buonasera a Laura Luchetti e buonasera a Camilla Filippi, che sono regista e protagonista di Finché morte non ci separi. Allora, anche per te, Camilla, insomma, che ruolo? Direi che è un ruolo che la dice lunga poi su certe controindicazioni di Facebook. Sì, io faccio una donna completamente alienata dal fenomeno Facebook, talmente tanto dentro questa cosa che smette di avere qualsiasi rapporto con l'esterno, con il suo compagno, non si parla più, sta solo lì a fare i suoi giochetti, finché poi appunto questo sfocia un attimo in tragedia. Sì, esatto, che non diciamo per non anticipare, però tra poco qualcosa vedremo. Invece il percorso di Laura è più complesso perché Laura, diciamo, aveva questo grande desiderio di fare la regista che adesso La gincana, sì. si sta realizzando, però è passata Laura Luchetti attraverso diversi passaggi. Ti vogliamo ricordare qualcuno, Laura? Sì, no, io non ho una preparazione formale, quindi ho fatto la schiava in quasi tutti i reparti, quindi il montaggio, la produzione, tantissimo sviluppo di sceneggiatura e poi nella preparazione che volevo avere io mi mancava un contatto con gli attori, imparare proprio direttamente dall'attore quello che poi un regista dovrebbe saper fare. Quindi ho lavorato con degli attori, ho Non a lavorato con Stan, caso, no, ho Russell lavorato con Crowe, Stan, così, tanto così per no, dirne con uno, Stanley insomma. Tucci, Natasha Richardson e Liam Neeson e molto tempo con Russell Crowe, che è poi quello che mi ha insegnato, diciamo, parecchio sull'animale attore e sul mestiere. Penso che da casa avranno molta invidia, ma quello potrebbe essere Avevo qualcosa da dire l'oggetto. sull'animale attore, però Ecco, insomma, beh, poi se no è una bellissimo cosa, insomma. animale attore. Allora, a proposito, io vorrei, diciamo, ora entrare di più e meglio su questo tema di Facebook. Allora, tra di voi, chi lo ama follemente? Giarrusso. Giarrusso lo ama, Giarrusso l'ha lo detto. amo Giarrusso e lo perché ha odio. 16.000 amici. 3.000 amici, sono a quasi a Ecco, allora 3.000 Giarrusso, amici. guarda, comincio da te, perché per Prego. esempio io Facebook devo dire che è una cosa proprio Non che ce non la amo fai. per niente, nel senso non sono iscritto, non ho intenzione di iscrivermi, Ma è questa cosa quella. dei 16.000 amici mi sconvolge, perché poi ce lo fa vedere anche il film e magari poi si sta a casa la sera da soli, allora un luogo come, perché lo ami questo Se, beh, Facebook? insomma, lo amo. È sicuramente un'opportunità. Se 11, credo 10 milioni di italiani e più di 200 milioni di persone nel mondo hanno Facebook, un motivo ci sarà, perché ti E offre delle qual è? opportunità, Ditemelo, qual ti è? fa incontrare delle persone, ti fa conoscere delle persone che non avresti conosciuto nella vita reale, ti dà l'opportunità allo stesso tempo di avere la posta elettronica, di avere un tuo blog perché tu puoi pubblicare le cose, di Vabbè, sei incrociarsi, stato insomma. convincente, direi. Allora, chi Sì. lo odia invece? Tra voi c'è No, ma qualcuno c'è che non. anche, Che... se posso Sì. dirlo, c'è anche un rischio che è Sì. quello di trasformare, come dicevi tu, quella nella vita reale. E in quel caso, da quel punto di vista, lo odio anch'io, naturalmente. Spero che lo odino tutti, perché poi si diventa matti, Chi è tra no? voi che non siete d'accordo con quello Io mi che sono suicidata, mi hanno spiegato che si dice così, quando ti iscrivi e poi ti cancelli è ha detto? Ah. suicidato.
Sa già. E perché ti sei cancellata, Camilla? Perché è assurdo il fatto che, appunto, la cosa che mi ha scioccato era che le tue foto sono proprietà di Facebook, cioè non tra sei tu più, certo, proprietario delle tue cose. In più è veramente una cosa morbosa, cioè... C'è un pochino impegnativo. Chiudiamo con Corrado e poi vediamo il film. Ma guarda, se, volendo proprio fare l'avvocato, sì, del diavolo, anch'io sono iscritto a Facebook, ma sono uno di quelli che ce l'ha e dice che non lo usa, poi in realtà. In realtà lo usi, sì, va bene. Ha voglia. Per fare un po' l'avvocato del diavolo, credo che viviamo in un periodo un pochino reality, nel senso che comunque c'è una gran voglia di far parlare di sé, più che di interessarsi ai fatti degli altri, che è quello che sento dire più spesso di Facebook. Secondo me c'è molta voglia che gli altri si interessino ai fatti propri. La domanda accanto al nome è: cosa stai pensando in questo momento? È un periodo, un momento storico in cui ognuno è un po' opinion leader di qualcosa e di qualcuno, quindi è meraviglioso avere la possibilità di, appunto, essere un opinionista all'interno di una piccola cerchia. Mi sembra una spiegazione interessante, cercheremo di tirare le somme tra poco, però intanto abbiamo parlato anche troppo e quindi face boom, ce lo vediamo nel salotto di Effetto Notte, eccolo qua, prego. Che tristezza, cioè praticamente sta a parlare con la figurina. Questa figurina era di Roma, stanotte dormiva qua. Che? Qual è il mio film preferito? Eh? Qual è il mio film preferito? Ma che ne so? Che stai a dire? Questa figurina mi conosce meglio di te. Chi si vive con il fiato sospeso? Ieri c'è stato un attacco dei pirati al porto. Vedevo la scena dalla finestra dell'albergo. Tu possa vivere tutto questo ed io qui tra farmaci e ricerche di mercato. Ho voglia di partire, di staccare la spina, di andare via. Anche a me sembra di conoscerti da sempre. Però in fondo siamo due sconosciuti. Due fotografie che si incontrano in rete. Certo, ma se mi dai il tuo numero non lo saremo più. La voce non mente mai. Gianni, ce l'hai tu Tempesta d'amore? 347-170-9989. Gianni! Devo andare. Fuori ci sono i miliziani coi Kalashnikov. Ti chiamo presto. Non hai più una vita. Non abbiamo più una vita. Passi tutti i tuoi giorni a farti gli affari degli altri, a scrivere idiozie su bacheche di gente che nemmeno conosci, e poi che cazzo ci avete mai da dirvi uno con l'altro che state tutto il giorno davanti al computer? Io ho sposato una ritardata. Cioè, dai, sta zitto perché ti faccio finire sotto una macchina. Ma non le ho toccate io quelle fotografie, ci ho messo solo foto pulite. Pulite? Qualcuno ti ha fatto uno scherzo. E chi? Quelle sono quelle che hai portato tu. Perché le foto venivano dal tuo profilo? Mannaggia te a Facebook, mannaggia. Sul mio profilo? Ma tu sei l'amico mio. Proprio che sei un ubriaco che la sera, ma ti facessi mai una cosa di vista, tu? Io non so niente. No, Gaeta, tu una cosa la sai. Valeria è tutto per me. 8 anni di devozione assoluta a lei e alla sua famiglia, mannaggia te.